Le notizie del TG Ora. Spari ieri sera durante una sagra a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Ferite al piede due ragazze. Le indagini della polizia sono tuttora in corso. Da quello che al momento è stato accertato, verso l'una, mentre era ancora in corso la sagra del carciofo, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Due ragazze di 23 e 20 anni sono rimaste colpite probabilmente da proiettili vaganti. Nel corso di sopralluoghi sono stati trovati 5 bossoli. Le adolescenti sono state trasportate all'ospedale San Leonardo di Castellammare, ma non sono in pericolo di vita. Violenza sessuale, lesioni ed estorsione sono le accuse di cui dovrà rispondere un quarantenne di nazionalità nigeriana arrestato dai carabinieri di Marano di Napoli. L'uomo avrebbe picchiato e violentato una 26enne sua connazionale in un centro d'accoglienza a Calvizzano. A raccontare la vicenda è Il Mattino. Probabilmente l'aveva aiutata ad entrare in Italia pagandole le spese del viaggio. Nonostante lei stesse restituendo la cifra, le pretese dell'uomo col tempo si sono fatte sempre più pressanti, fino a chiederle di prostituirsi. Al rifiuto di lei è scattata la violenza. La donna ha provato quanto avvenuto grazie ad alcuni scatti salvati sul suo cellulare. Frodavano il fisco e ingannavano i clienti. Multati e denunciati diversi proprietari di circoli ed esercizi commerciali di Eboli nel Salernitano. L'operazione Supergenio è stata realizzata dalla Guardia di Finanza con un blitz che si è concluso con il sequestro di 30 videopoker in 20 circoli ebolitani. I finanzieri hanno comminato 220.000 euro di multe ai proprietari dei locali. L'operazione è stata eseguita da 50 agenti delle Fiamme Gialle e si è diramata in 4 quartieri: Paterno, Pescara, Centro Storico e Molinello. Gli apparecchi sequestrati erano privi del nulla osta di messa in esercizio e del nulla osta di distribuzione. È ritenuto responsabile della morte della moglie, avvenuta nel dicembre del 2015. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Agropoli in provincia di Salerno, diretti dal capitano Manna, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di Liberato Miccoli, 55enne di Castellabate. L'accusa nei suoi confronti di omicidio preterintenzionale. I fatti risalgono al 2015. La moglie, Angela Della Torre, 49enne, anch'essa di Castellabate, rimase gravemente ferita alla testa il 20 maggio del 2015 al culmine di una violenta lite con il marito nella loro abitazione in località San Pietro. In Campania i bambini e gli adolescenti si ammalano con la stessa frequenza che nel resto d'Italia, senza evidenziare differenze geografiche significative tra le province regionali. È il risultato della prima indagine del registro tumori infantile relativa al quinquennio 2008-2012 che ha riguardato i residenti campani di età compresa tra i 0 e i 19 anni, con particolare attenzione ai comuni della Terra dei Fuochi. A presentare i dati il governatore Vincenzo De Luca con il consigliere per la sanità Enrico Coscioni. I dati sono stati raccolti dal team guidato da Francesco Vetrano per 24 mesi. In particolare sono state acquisite e studiate 2.600.000 schede di dimissioni ospedaliere, 140.000 referti e oltre 2.000 schede di decesso. E più di un migliaio di persone sono scese in piazza a Caserta per difendere il diritto allo studio di migliaia di studenti che rischiano la chiusura delle scuole. In prima fila numerosi sindaci della provincia che hanno raccolto l'invito del comitato di lotta dei lavoratori, dell'amministrazione provinciale e dei sindacati. Al corteo, che è partito da Piazza Ferrovia, hanno aderito anche delegazioni di numerose fabbriche in crisi. Il corteo si è poi concluso con un presidio davanti alla prefettura in piazza Vanvitelli. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con Telecapri News.